Un'ondata di protesta a Monselice nel Padovano contro il progetto di un cementificio che vorrebbe utilizzare rifiuti speciali per la produzione. Preoccupate per la salute le famiglie che chiedono un nuovo piano di sviluppo economico che includa anche il turismo. Vediamo. Monselice scende in piazza contro l'uso dei rifiuti speciali nella lavorazione del cemento. Una fiaccolata dentro il centro storico con i comitati cittadini, le associazioni, ma anche tanti rappresentanti dei comuni limitrofi. Un territorio fra Parco dei Colli e zona termale che ospita 3 cementifici. È diventato un po' l'Eldorado dei rifiuti, è un business economico di portata quasi incommensurabile, perché stiamo parlando appunto di soldi che verranno dati per smaltire queste ceneri anziché essere portate in discarica. Siamo in un ambiente che è altamente antropizzato, quindi questo problema è gravissimo e sembra che nessuno se ne voglia rendere conto. La battaglia contro le fabbriche del cemento in questa zona dura da tempo. Prima le emissioni in atmosfera, poi il progetto revamping dell'Italcementi, adesso i rifiuti speciali. E intanto si chiede un nuovo modello di sviluppo. Qua si baratta la salute? Ma addirittura barattiamo dopo il cemento che servirà per costruire gli edifici? A questo punto qua ci troveremo ad avere degli edifici costruiti in parte con i rifiuti. Noi a Baone sosteniamo questa battaglia dall'inizio. Penso che dobbiamo anche prefigurare uno sviluppo diverso da quello dei cementifici, immaginare di sfruttare le enormi ricchezze che abbiamo, ambientali, paesaggistiche, storiche, e costruire uno sviluppo basato su questo patrimonio enorme che abbiamo e non tanto sui cementifici. E ora spostiamoci a Verona con la malagia.